SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Boom di prenotazioni per il vaccino anti-Covid nella prima giornata dedicata alle persone tra i 70 e i 74 anni. Oltre 100.000 cittadini in questa fascia d'età in Emilia-Romagna hanno riservato l'appuntamento per l'iniezione. La pandemia è peggio della guerra. È il pensiero di Maria Luisa Montanari, riminese di 86 anni, che si è raccontata ai nostri microfoni. La donna, durante il lockdown, ha scritto un libro sulla sua vita. La Guardia di Finanza di Rimini ha denunciato 9 persone per bancarotta fraudolenta, reati tributari e riciclaggio con flussi di denaro milionari che passavano per una banca sammarinese. Le indagini sono partite dal fallimento di un'azienda. Sono entrati nel vivo a Cesena 2 grandi cantieri che cambieranno il volto della città. Si tratta dei lavori relativi al viadotto Kennedy e al progetto delle 3 piazze. Mancano pochi giorni al Gran Premio di Formula 1 di Imola, che dal 16 al 18 aprile accenderà i riflettori internazionali sul circuito. Tanti gli investimenti per promuovere le eccellenze e il territorio. Volley, cade Ravenna nel posticipo della 5ª giornata dei playoff per la Challenge Cup. La squadra di Bonitta paga un prezzo molto salato per le tante assenze e ora si giocherà l'accesso alle semifinali nelle sfide a Vibo Valentia e a Piacenza. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro notiziario. Facciamo come di consueto in apertura il punto per quanto riguarda i contagi da Covid-19, contagi che sono in calo. Sono infatti 785 i nuovi positivi in Emilia-Romagna rispetto a ieri, su un totale di 26.058 tamponi eseguiti in 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 3%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 201 nuovi casi, seguita da Modena 150, Reggio Emilia 102, poi Rimini 62 nuovi casi, Forlì 59, Cesena 56, Ferrara 48, Ravenna 43, quindi Piacenza 25 nuovi casi, il circondario imolese 22 e infine Parma 17. Si registrano anche 41 nuovi decessi, calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti Covid. E c'è una novità per quanto riguarda i vaccini: l'azienda Johnson & Johnson ha deciso infatti di ritardare il lancio del proprio vaccino in Europa. Andiamo a leggere sul nostro portale un commento del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che dice: lo abbiamo già vissuto con AstraZeneca, sarebbe una bella tegola, ha detto intervenendo a una trasmissione su La 7, commentando appunto la richiesta di sospensione negli Stati Uniti per il vaccino Johnson & Johnson. Prima c'era l'indicazione di somministrare ai fini 55 anni ed è per quello che noi avevamo iniziato con il personale scolastico, affidandolo ai medici di famiglia o altre categorie. Poi si è detto fino ai 65 anni, dopo dai 60 anni in su. Mi conforta, ha detto tuttavia il presidente, che ieri in Emilia-Romagna le rinunce siano state davvero basse. E a questo proposito il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha visitato l'hub vaccinale della Fiera di Bologna insieme proprio a Bonaccini nella prima giornata ieri di prenotazione per gli over 70. È stato un boom di prenotazioni. Vediamo.
Sono stati 107.742 i cittadini tra i 70 e i 74 anni che nella prima giornata di apertura delle prenotazioni per questa fascia d'età in tutta l'Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 prenotando la propria dose. Sono state oltre 26.000 le prenotazioni a Bologna e 20.730 nelle province di competenza dell'ausla della Romagna, cioè Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini. E nella prima giornata di prenotazione hanno fatto visita al lab vaccinale di Bologna il sottosegretario alla salute Andrea Costa e il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Entro il mese, se tutto va come deve, apriremo anche ai sessantenni, però la consegna del governo è molto chiara. Il governo ci ha detto terminare il prima possibile tutti gli ultraottantenni con la doppia dose, terminare almeno con una dose il prima possibile tutti gli ultrasettantenni e contemporaneamente disabili a partire da quelli gravi, le persone con fragilità e con patologie che indipendentemente dall'età hanno bisogno di essere subito protette. E noi seguiamo esattamente la linea che il governo peraltro molto chiaramente ha indicato. L'Emilia-Romagna ha dati molto buoni, molto positivi. Nell'ultimo mese c'è stato un incremento del 100%, abbiamo superato il milione di dosi somministrate, quindi bisogna assolutamente proseguire in questo percorso e aiutare i territori. È una battaglia che si vince insieme. E non c'è bisogno di contrapposizioni tra enti e tra politica, c'è bisogno di condividere insieme e credo che oggi ci siano i presupposti per raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati delle 500.000 dosi. E ancora sul fronte coronavirus, 24 classi del territorio romagnolo tra nidi, scuole materne, elementari e medie sono state messe in quarantena a causa di una o più positività al Covid-19. La giornata di ieri da una parte ha visto quindi il ritorno in presenza delle scuole superiori, dall'altra diverse centinaia di giovani studenti che sono stati nuovamente costretti a tornare a casa, come si legge sulla stampa locale. Nel dettaglio sono 12 le classi del territorio forlivese messe in quarantena, 8 nella provincia di Rimini e 4 nel Cesenate. Per il momento non si segnalano casi nella provincia di Ravenna. La chiusura è stata imposta dal nuovo decreto regionale che stabilisce che laddove si riscontri un positivo, tutta la classe e i relativi insegnanti debbono essere messi in quarantena preventiva per 14 giorni. E vi raccontiamo ora la storia di una nonna riminese che durante il lockdown ha scritto un libro autobiografico per combattere la solitudine. La pandemia è peggio della guerra, ha detto ai nostri microfoni. Siccome la mia vita è stata molto movimentata, trovarmi di colpo, chiusa in casa, mezza invalida, ho pensato bene di scrivere il diario. Molte persone durante il lockdown hanno svolto attività a cui non avrebbero mai pensato prima nella loro vita. È stato così per la riminese Maria Luisa Montanari, ex insegnante e direttrice didattica, ora nonna a tempo pieno, che a 86 anni ha deciso di scrivere il suo primo libro, un'autobiografia che comincia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Che sono rimasta orfana a 6 anni. E poi avevo 2 fratelloni che adoravo, che poi sono andati in guerra. Quando sono tornati non li riconoscevo più, perché la guerra cambia. Spesso viene fatto un parallelismo tra la guerra e la pandemia. Ma forse questa è ancora peggiore. Perché una volta finiti i bombardamenti si sapeva cosa fare. Adesso c'è un'incertezza, le persone non abbiano bene in mente cosa sarà, cosa dovranno fare, come dovranno reagire. I governanti di una volta mi piacevano di più. Diario di una madre, edito da Pegasus Edition, è già in libreria e ora in cantiere c'è anche il secondo libro. Mi ha guidato sempre una gran volontà. Ho sempre tentato di realizzare le cose a cui tenevo. Una vita piena, insomma, ecco. Allora, ostile da una parte perché mi ha fatto superare tante prove, però anche la gioia di averle superate. Passiamo alla cronaca. Quasi 20 kg di droga con un valore sul mercato di circa 100.000 euro sono stati sequestrati dalla polizia. Un 46enne arrestato al termine di un'indagine della squadra mobile di Bologna. L'uomo è stato fermato dopo un periodo di pedinamento in sella al suo scooter in zona bolognina.
Da alcuni giorni gli agenti della squadra mobile di Bologna tenevano sotto controllo un 46enne con precedenti. Lo seguivano nei suoi spostamenti, in scooter, in giro per la Bolognina, la zona in cui risiede. Un'attività grazie alla quale hanno notato che faceva frequenti soste in uno stabile di via Lombardi, a poca distanza dalla sua abitazione, per poi ripartire. Venerdì pomeriggio quindi la decisione di fermarlo. I poliziotti gli hanno intimato l'alt per un controllo. Sempre in sella al suo scooter però l'uomo ha tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento al termine del quale è stato bloccato. Con l'aiuto dei cani Irvin e Iago delle unità cinofile della questura è stato quindi perquisito il suo alloggio di via Lombardi, dove sono stati trovati 17 kg di hashish e 1,5 kg di marijuana, oltre ad una macchina per il sottovuoto e a 2 bilance professionali. Il 46enne è stato arrestato e dopo la convalida del GIP per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Torniamo sul nostro portale TR24.it per la seconda volta. In pochi giorni il questore di Rimini ha sospeso per 15 giorni la licenza ad un albergo della città. Ritrovo di pluripregiudicati e clandestini che ne avevano allestito la loro base operativa per la preparazione e lo spaccio di dosi di sostanze stupefacenti. Il blitz è stato condotto dagli agenti di polizia di Stato e locali che hanno appurato come la situazione fosse di fatto tollerata dal proprietario della struttura, che anzi non aveva opportunamente registrato tutti gli ospiti come da normativa. Rinvenuto diverso materiale utile al confezionamento delle dosi, lo smercio avveniva anche all'interno dell'albergo. La Guardia di Finanza, sempre a Rimini, ha denunciato 9 persone per bancarotta fraudolenta, reati tributari e riciclaggio con flussi di denaro milionari che passavano per una banca sammarinese. Tutto è partito da un'azienda fallita. I finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno denunciato 9 persone e sequestrato su disposizione del GIP 7,6 milioni di euro ritenuti essere il profitto di illeciti finanziari smascherati dall'operazione Brick Broken. Tutto è partito con il fallimento nel 2017 di un noto gruppo edile delle riminese con immobili costruiti dall'Emilia alle Marche. Dalle ispezioni contabili è emerso che le società che facevano capo al gruppo avevano per anni sistematicamente sottofatturato la vendita delle case ricevendo dai clienti milioni di euro in nero. I soldi venivano camuffati versandoli a una banca di Rimini che, attraverso alcuni suoi funzionari, li trasferivano a fiduciari di San Marino. Questa depositava le somme in una banca del Titano da dove partivano bonifici verso un conto corrente della fiduciaria estera detenuto nella banca riminese. Da questo conto, sempre in base alle indagini, i soldi venivano investiti in obbligazioni dello stesso istituto di credito italiano. Un flusso di denaro, si stima di 20 milioni di euro, sottratto illecitamente al fallimento del gruppo immobiliare. Le accuse sono a vario titolo di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e altri reati tributari. Ci spostiamo ora a Cesena perché sono entrati nel vivo ieri i due cantieri fondamentali per lo sviluppo della città. Parliamo di quello del viadotto Kennedy e di quello delle Tre Piazze, vediamo. È il progetto di riqualificazione urbana più importante degli ultimi anni, destinato a cambiare radicalmente l'immagine del centro cittadino. Parliamo del cantiere delle Tre Piazze a Cesena, che lunedì ha preso ufficialmente il via. Un intervento da 3,3 milioni di euro che riguarderà Piazza Almerici, Piazza Bufalini e Piazza Fabbri, ma che, per esigenze di spazio, è stato suddiviso in blocchi. Per il momento sono state transennate solo due aree, una tra Corso Mazzini e Palazzo del Ridotto, l'altra all'altezza di Vicolo Masini. La prima parte dei lavori prevede l'allacciamento del cantiere alla rete fognaria, poi si procederà allo sbancamento della pavimentazione con uno scavo di 80 cm di profondità. Più avanzato lo stato dei lavori per quanto riguarda il viadotto Kennedy, che è stato chiuso al traffico per procedere alla demolizione delle travi in acciaio. Quelle nuove verranno ricollocate in estate approfittando della riduzione della mole di traffico cittadino. A luglio è prevista la posa del calcestruzzo, ad agosto la stesura dell'asfalto, a settembre la riapertura. Più lunghi i tempi di realizzazione invece per quanto riguarda le Tre Piazze, il progetto prevede 22 mesi di lavori. Ad aggiornare costantemente la cittadinanza sulla tabella di marcia ci sarà uno schermo a LED che verrà installato in prossimità di Piazza Almerici. Manca davvero poco al Gran Premio di Formula 1 di Imola che dal 16 al 18 aprile accenderà nuovamente i riflettori internazionali sul circuito. Tanti gli investimenti per la promozione di eccellenze ma anche del territorio. Vediamo.
L'atteso GP di Formula 1, in programma dal 16 al 18 aprile all'autodromo Enzedino Ferrari di Imola, sarà l'occasione per promuovere non solo il territorio, ma anche le eccellenze del Made in Italy all'estero. L'accordo tra Regione, Agenzia ICE e Ministero degli Affari Esteri consentirà di finanziare una campagna multilivello, il cui investimento ammonta a 5 milioni di euro. Le 90 milioni di impression stimate e le immagini trasmesse in 22 paesi del mondo serviranno a veicolare in 5 continenti banner, contenuti digitali, speciali e spot televisivi e un sito web madeinitaly.gov.it che costituirà una vetrina delle eccellenze nostrane e che sarà lanciato in occasione del Grand Prix. Il GP è stato indicato come l'evento della speranza e dell'orgoglio italiano e vedrà partnership prestigiose ed illustri. Le frecce tricolori inoltre sorvoleranno le rive del Santerno. Gli ingredienti per una grande promozione italiana a Imola ci sono tutti. Questo è un primo esperimento che speriamo possa essere un vero bolide a tema di Gran Premio. Crediamo che l'integrazione delle attività che abbiamo fatto in quest'ultimo anno con il Ministero degli Affari Esteri sull'internazionalizzazione possa sposare pienamente una regione che è insieme passione e cultura italiana, dall'enogastronomia alla Motor Valley, e eventi importanti come il Gran Premio di Imola, che torna finalmente dopo tanti anni, possono essere un motore di esposizione veramente globale della capacità italiana di fare bellezza, di fare innovazione e di scaldare i cuori di tutti gli appassionati di sport anche in questo caso. Il Gran Premio di Imola, unitamente ovviamente qui la Formula 1, a quelli del Superbike e il MotoGP mondiale a Misano Adriatico, segnano l'esemplificazione di quella che è una tradizione che vuole celebrare le quattro ruote più belle e più potenti al mondo, ma anche un'industria che qui vede oltre 16.000 piccole e medie imprese per oltre 60.000 posti di lavoro. La Regione Emilia-Romagna amplia l'offerta della rete Politecnica, fondazioni ITS, IFTS e percorsi di formazione superiore. In corso anche la formalizzazione dei crediti per consentire ai ragazzi in uscita dagli ITS di iscriversi ad un corso di laurea professionalizzante. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Buone notizie per chi sceglierà di completare gli studi in un istituto tecnico superiore. Fino all'80% dei giovani che abbia completato percorsi di formazione in un istituto della rete Politecnica trova un lavoro coerente con la specializzazione acquisita entro un anno. La Giunta regionale ha approvato gli obiettivi messi in campo dalla rete Politecnica per l'anno formativo 2021-2022, voluta dalla Regione Emilia-Romagna per fornire a giovani e adulti le competenze tecniche e scientifiche maggiormente richieste dalle imprese. La rete è organizzata sulla base di tre tipologie di percorsi, quelli biennali realizzati dalle fondazioni degli istituti tecnici superiori, poi i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, IFTS, della durata di 800 ore, realizzati dagli enti di formazione in partenariato con le scuole, università e imprese. E infine i percorsi a qualifica di durata compresa tra le 300 e le 500 ore. La Giunta ha approvato la programmazione per l'anno formativo 2021-2022 che, con un investimento complessivo di 19,5 milioni di euro, coinvolgerà circa 3.000 persone. I percorsi attivati dovranno dare risposte ai fabbisogni formativi e professionali necessari per attivare i processi di innovazione digitale e degli obiettivi di sostenibilità dei sistemi di impresa. Si sta inoltre formalizzando un accordo con gli Atenei per permettere agli studenti in uscita dai percorsi ITS di iscriversi ad un corso di laurea professionalizzante coerente con un riconoscimento di almeno 80 crediti sui 130 necessari per laurearsi. Andiamo adesso a Ravenna, dove è stata lanciata una raccolta fondi per un'area wellness senza barriere all'interno del parco di Teodorico. Vediamo il servizio. Sarà dedicato ad Alexander Sapienza, scomparso 2 anni fa in un incidente stradale, il Parco di Alex, uno spazio wellness all'interno dell'area verde del mausoleo di Teodorico a Ravenna, concesso dal Comune. L'idea, voluta dalla compagna di Sapienza Cinzia Galeotti e sostenuta dal presidente del motoclub Only Two Wheels, Alessandro Veridiani, punta a raccogliere fondi per realizzare un'area con attrezzature ginniche sia per normodotati che per disabili, uno spazio inclusivo senza barriere che permetta a chiunque di praticare sport all'aria aperta. Questo progetto nasce dal grande amore e dall'affetto che abbiamo tutti quanti nei confronti di questo ragazzo meraviglioso che ha fatto tanto per il motociclismo, per lo sport ravennate
e ovviamente per tutti noi. Ha fatto tante opere di beneficenza insieme alla sua compagna Cinzia e hanno regalato un sacco di attrezzature per centri, per l'ospedale, hanno fatto tante iniziative, fino addirittura a un moto incontro ad Amatrice per portare della cancelleria alle scuole. Come si svilupperà adesso il progetto? Sono partiti i lavori, stiamo creando una piattaforma online per appunto una raccolta fondi, stiamo facendo di tutto e di più e tutti ci stanno dando una mano per realizzare questo wellness park outdoor. Ci saranno tante attrezzature ginniche sia per normodotati che per disabili. E allora è proprio il momento dello sport, andiamo a sentire le ultime. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Parliamo di pallavolo maschile, il posticipo della quinta giornata dei playoff della Challenge Cup non ha riservato soddisfazioni alla Consar Ravenna. La squadra di coach Bonita ha ceduto alla superiorità dell'Allianz Milano. Milano si conferma un rullo compressore nei playoff per il quinto posto e non dà scampo neppure a Ravenna nel posticipo della quinta giornata. La squadra di Bonitta ha dovuto fare i conti con assenze molto pesanti come quelle di Löpki, Kovacic e Mengozzi, tenendo anche Recine a riposo. E nulla ha potuto al cospetto degli scatenati Meneghini, che già nel primo set si affidano alle folate di Mare e Patry per dare la prima accelerata, ben rintuzzata dalla Consar, che recupera un meno 5 per rifarsi sotto sulla 17-16. L'Allianz però non si scompone e trova un nuovo break per chiudere piuttosto agevolmente sulla 25-19. Ben più combattuto il secondo parziale, dove Milano e Ravenna sgomitano punto a punto per tutta la durata della frazione, il cui epilogo è però ancora amaro. È sempre Mara a spegnere i sogni di gloria dei bizantini con alcune giocate di classe superiore, anche se il punto del 25-23 lo mette giù Basic. Sotto di due set Ravenna accusa un calo di rendimento che si rivelerà fatale, visto che il sestetto di piazza vola in un amen sul 18-8. La rimonta operata da Zonka e compagni sortisce i suoi effetti, visto che Ravenna si affaccia alla rush finale sotto di appena 4 lunghezze, ma Milano non trema e con Kozamernik e un ace di Basic firma il 25-18, che vale il quinto successo di fila in questa post-season. Non si ferma la striscia positiva della Conad Olimpia Teodora e andiamo sul nostro portale tr24.it, che vince anche a Milano sul campo del Club Italia. Dopo un primo set partito male in cui la rimonta finale non basta a rovesciare le sorti del parziale, le ragazze ravennati si ritrovano dalla seconda frazione in poi e vanno a vincere sulle 3-1. La qualificazione ai playoff ora è ad un passo. Parliamo di calcio, il Ravenna è rimasto in linea di galleggiamento per l'obiettivo della salvezza. Dopo la vittoria su Limolese, mister Colucci ha già messo sul mirino gli ultimi 3 impegni stagionali. Andiamo a vedere. Quest'anno non avevamo mai vinto fuori casa, facendo anche delle buone prestazioni, però il risultato pieno non è mai arrivato. Oggi sono contento per i ragazzi perché oltre ad arrivare il risultato pieno è arrivato anche attraverso una buona prestazione. E quindi questo mi rende felice, contento, fermo restando che la classifica nostra è deficitaria, quindi abbiamo 3 partite cercando di portare a casa più punti possibili. È vero che la classifica è deficitaria, è altrettanto vero però insomma che adesso con questo risultato e con quello dello scorso weekend insomma la parte in fondo della classifica si accorcia, quindi insomma le speranze vengono alimentate. Sì, mi è ricordato quella del weekend, quella di mercoledì, dove eravamo in vantaggio di 2 gol e quindi negli ultimi 7-8 minuti, e quindi quei 2 punti pesano come un macigno, però sì. La classifica si è accorciata e quindi diciamo che è rientrato anche Limolese dentro. Noi speriamo, ognuno guarda in casa propria, noi speriamo di fare più punti possibile e poi vedere l'ultima giornata dove siamo classificati. Ecco.
È tutto per lo sport, Elisabetta, a te la linea. Grazie Marco, ora andiamo insieme a sentire le previsioni di meteo per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto l'arrivo di aria fredda che ha portato il ritorno di nevicate sul nostro Appennino fino a quote medie, quindi fino a quote collinari. La situazione meteorologica andrà rapidamente a migliorare nelle prossime ore con il ritorno di cieli sereni. Questo scaturirà un netto calo delle temperature. Il risveglio della giornata di mercoledì 14 aprile vedrà quindi temperature molto basse e non saranno da escludere ancora deboli episodi di gelate anche in pianura. I valori minimi infatti oscilleranno tra meno 1 e più 7 gradi. La situazione meteorologica però vedrà il ritorno del sole su tutta la nostra regione, con solo cieli poco nuvolosi a risveglio su Riminese e Appennino Cesenate. Durante il pomeriggio nuvolosità in aumento sull'Emilia centro-occidentale, soprattutto sull'Appennino al confine con la Toscana, dove non sarà da escludere qualche debole precipitazione. Le temperature massime saranno in aumento su tutta la nostra regione e oscilleranno tra 12 e più 15 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre ve lo ricordo, potete seguire tutte le ultime notizie sul nostro portale online tr24.it, ma anche scaricando la nostra app gratuita. Io vi ringrazio per l'attenzione e buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.